circa 300 studenti hanno cammato per via del centro della città triestina con arrivo alle 9 del mattino in piazza Goldoni per consigliare appunto per le vie delle celle che poi non è stato autorizzato, ma tutto il mondo sapeva che oggi vi fosse stato questo tipo di appuntamento, questo evento. Il motivo principale è stato la caduta di qualche giorno fa all'Istituto Nautico di Trieste, quando un calcinaccio è finito addosso a un studente che stava andando a scuola ed è finito in ospedale. Per fortuna le condizioni sue non erano gravi. Quando i ragazzi sono arrivati al municipio hanno cercato di portare il blocco che è stato posto dalla polizia perché volevano essere ricevuti dal sindaco che aveva si era impegnato, diceva, nella giornata di ieri, appunto si erano visti e il sindaco così lì aveva detto ci vediamo nella giornata appunto di venerdì. Poi a un certo punto si è il sindaco Fabiano Martini e Grimm, l'assessore educazione ricerca e istruzione del Comune di Trieste, le due grosse del sindaco Cosimini che sono ogni volta a grattarsi i capi del sindaco, hanno cercato di dialogare con i ragazzi fino a che ad un certo punto hanno trovato l'accordo di andare a visitare un nautico, che però ha detto no agli studenti all'interno dell'istituto, solo sì ai due assessori. A quel punto anche gli assessori si sono rifiutati, anche se Marchione poi dopo ha detto che si è reso disponibile a discutere dei vari prestiti, delle varie delegazioni, però insomma un dirigente scolastico ben a poco collaborativo in una casa sua che peraltro cade a pezzi. Per quel che riguarda poi la protesta, adesso vediamoci i due momenti più critici dove appunto la polizia ha dovuto un attimino ritirare indietro i manifestanti perché appunto cercavano di entrare. I'm going to go to the hospital.